disgrazia! Per non aver centrato la porta da quella posizione meriteresti la fucilazione! Ora vai in campo! È per questo che ti pago! Iniziamo con una partita! 170.000 sterline per quel fottuto Colin Todd! Sbagliato, l'onnipotente Colin Todd, il giocatore con la migliore tecnica del paese. E uno stipendio di 300 sterline a settimana non può pagarlo tanto! È così che vanno le cose, zio Sam. Ormai il calcio è solo una questione di soldi. Ma le avevo detto che non mi doveva scavalcare. E non avevo scelta. Mi si sono presentate delle occasioni e lei era nelle Indie Occidentali. Occasioni? Perché ce ne sono altre? Signori Jamil e Hennessy! Salve! Ma che cazzo? Lasci che le faccia una domanda, zio Sam. Perché si è occupato di calcio? Per sostenere il club calcistico della mia città, la squadra che io ho sempre tifato da tutta una vita. Beh, sono certo che qui tutti ammirano la sua lealtà. Non sono entrato nel calcio per farmi fare una ramanzina da un piccolo idiota arrogante del nord-est. E come la vedo io, non c'è motivo di far parte del gioco se non vuole raggiungere i suoi limiti per poi superarli. Ed è questo che vuole la sua gente. E se, come dice, ha davvero a cuore i loro interessi e non solo fare colpo sui suoi amici negli uffici dirigenziali, le suggerisco di iniziare a pensare soltanto al suo lavoro, tenere per lei le sue opinioni e firmare qualche fottuto assegno. È un brav'uomo. Lasci che questo club sia diretto dai professionisti. Buonasera a tutti e ben ritrovati al Nido delle Aquile dal vostro Marco Misteri. Buonasera, il Nido delle Aquile, voi Riccardo Magnarelli. Un saluto a tutti da Gianfranco Desideri, Forza Lazio. Un saluto a tutti da Gianfranco Desideri, Forza Lazio. Un saluto a tutti da Gianfranco Desideri, Forza Lazio.
da un'idea di Max Morgante e Riccardo. Dagli studi di Radio Roma Futura, Riccardo Vagarelli, Marco Mussari e Gianfranco Desideri presentano Il Nido delle Aquile. È per questo che sei qui? Per trovare tuo padre? No. Siamo qui per trovare l'Aquila. Come può un pezzo di metallo contare tanto per voi? L'Aquila non è un pezzo di metallo. L'Aquila è Roma. Un simbolo del nostro onore. Ogni vittoria, ogni singola impresa. Dovunque sia l'Aquila, possiamo dire: Roma ha fatto questo. Lazio, oh, Lazio, oh. D'Amico, Pinaia! Fino a ieri, nostro Lazio, per noi altri era nostro Lazio, ora stiamo tra di meglio, niente più ci fermerà. Da 30 anni tribolamo, da 30 anni noi speramo, ora tutti si sono accorti che tu sei la realtà. Tocchinaia, Frustalupi, Rececconi e Gallaschelli, tanto forti, bravi e belli, non c'è sta niente da fa. Quanti pianti ne so fatto, questa squadra mia del cuore, forza Lazio, tutti in coro, noi dovevo da strillare. Pulici, Petrelli, Martini, Wilson, Oddi, Nanni, Gabaschelli, Frustalupi, Rececconi, D'Amico, Chinaia! Sul campo con Chinaia che ci porta una medaglia, c'è Nanni e Rececconi e tutti gli altri gran campioni. Bim bam bom, agli nemici un pernacchio. Il Nido delle Aquile. Dai, presto, corri, scarpe e passa. Scatta, tira, gol! Forza Lazio, vai e vede quante reti e sai fa. Forza Lazio, sono finita ma non smetto di strillare. Dai e Lazio, è davvero, non li devi fare ne manco richiamare. Chiuderemo, chiuderemo, 4-0, e la Roma sta a guardare. E si abbuschi dentro in porta, non c'è niente da rogare, non sei quella della volta, ma col cuore sai giocare. Forza Lazio, dai e sotto, vai e vede quanti reti e sai fa. Che ci importa, farei meglio un'altra volta, sei la meglio squadra della Serie A. L'avemo ubriacati, l'avemo ubriacati, l'avemo ubriacati, e luce non sta, e luce non sta. Vai e vede quante reti e fai pa. Sono spirito ma non smetto di strillare. Chiuderemo 4-0,
e si abbuschi dentro in porta, non c'è niente da rogà, non sei quella de una volta, ma col cuore sai giocà, forza Lazio, dai e sotto, sai e vede quante reti e sai fa, e ma si perdi che ci importa, fare meglio un'altra volta, sei la meglio squadra della Serie A. L'avevo imbriacati, l'avevo imbriacati, l'avevo imbriacati, e non c'è bomba sta, e non c'è bomba sta. Dagli studi di Radio Roma Futura, Riccardo Vagnarelli, Marco Misteri e Gianfranco Desideri presentano il News. Il Nido delle Aquile, benvenuti a tutti gli ascoltatori, un saluto da parte di Gianfranco. Ad aiutarmi a farvi compagnia con me alla guida dell'astronave Enterprise 9 gennaio 1900 che ci guiderà nel firmamento biancazzurro, il capitano della nave Marco Greco, eccolo là. Buonasera Marco. Buonasera, buonasera a tutti, grazie per la presentazione Gianfranco, sono lusingato e spero che la farai alla stessa maniera del nostro conduttore qui presente. Assolutamente, ormai una presenza consueta, è qui con noi il nostro amico Andrea Sberna. Buonasera a tutti, mi avete levato la fascia da capitano però va bene uguale. Ma chi t'ha toccata? No, capitano siete... Capitano della nave, un'altra cosa. Ah ok, no, io c'ho il calcio in testa. Bene, i nostri contatti per i nostri canali per mettervi in contatto con noi, pagina Facebook Il Nido delle Aquile, il contatto Twitter chiocciola Nido Aquile e la pagina di radioromafutura.it. E andate nella sezione trasmissioni sportive Il Nido delle Aquile, da là c'è tutta una bacheca dove potete scrivere i vostri commenti, le vostre domande, in modo da rimanere in contatto con noi. E iniziamo subito, quest'oggi vogliamo proprio sentire l'umore del popolo biancazzurro, quindi avremo molti collegamenti telefonici, quindi sarà brevissimo il nostro intervento ad analizzare la partita. Andrea giustamente ci ha detto di provare questo esperimento a non fare le pagelle, ma io approfitto che lui adesso sta a leggere il cellulare. Sì. Allora, Marchetti 6, Bassa 7, Sana 5, Maurizio 6, Brave 5 the 6, Candreva 7, Cadaldi 5 e mezzo, Biglia 6 e mezzo, Lulic 6 e mezzo, Felipe Anderson 5 e mezzo, Mauri 5, Keita 5 e mezzo, Close 5 e mezzo, Pioli 6. Bene, queste erano le pagelle sintetiche, ho approfittato che Andrea stava distratto perché sennò non me le faceva fare sintetiche, ma serviva comunque il commento finale alla Ziliani. Abbiamo trovato questa, certo. No, infatti era così, allora aspetta, vai, non sono preparato, aspetta, quindi vengo un rewind. Allora io dico Marchetti è vuoto e te fai subito il commento, spari la botta, io dico subito quello rotto. No, vabbè, così vabbè. È difficile. Bene, bene. Passiamo allora all'analisi tattica della partita, faccio giusto un'introduzione e poi vi lascio l'analisi tattica. La partita di sabato, per quanto mi riguarda, non ha cambiato la mia idea sul campionato eccellente che sta facendo la Lazio. Mi è piaciuto pure l'atteggiamento che ha avuto nell'affrontare la Juventus, che è la squadra più forte del campionato. E non mi ha stupito l'approccio pure della Juventus, infatti non credevo minimamente che l'impegno di Champions la